dell'attività contemporanea e voglio dare un caloroso benvenuto a tutti quanti perché siamo arrivati alla fine di un lungo percorso e per la definizione della per la programmazione della città capitale italiana dell'arte contemporanea 2026. Direttore Cappello, gentile, gentilissima Presidente San Direttore Rebondengo, carissimi sindaci e amministratori, saluto con entusiasmo l'imminente proclamazione della città vincitrice del prestigioso titolo di Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026. Istituito il 15 aprile di quest'anno, l'ambito riconoscimento godrà dell'importante finanziamento di 1 milione di euro per la realizzazione di attività e progetti nel campo dell'arte contemporanea. Questa istituzione è la conferma della grande vitalità della cultura italiana e della necessità di valorizzare un settore dell'arte contemporanea in continuo movimento. Prima e più che nel resto d'Europa, le città hanno contribuito a plasmare la geografia politica e culturale dell'Italia, i suoi territori e le sue popolazioni. Nella sua caratteristica sinfonia di memorie, di costumi, di tradizioni, dall'età dei comuni al risorgimento, possiamo dire che la città è la forma politica italiana per eccellenza, il modello di organizzazione delle appartenenze collettive, proprio per storia e per inclinazione della nostra nazione. Le città d'Italia sono state nei secoli centro vitale e propulsore di civiltà. Il luogo e lo spazio pubblico in cui sono state vissute le sfide principali di ogni tempo, il contesto e la dimensione in cui sono emerse le soluzioni più interessanti, il teatro dei più rilevanti e fecondi processi di partecipazione sociale, culturale della città vincitrice del titolo di Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea, si chiude la prima tappa di un percorso ambizioso, un percorso immaginato, pensato e realizzato con grande lungimiranza politica. L'istituzione del titolo di Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea vuole rendere un nuovo, doveroso tributo alla creatività e al genio italiano. È la conferma dell'impegno fattivo del governo per restituire all'Italia, alle sue città, ai suoi territori, ai suoi abitanti, la consapevolezza di essere l'Italia. Grazie. Riteniamo di poter individuare quale città capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, la città di Gibelli.